modalità aereo, telefono. Muore, perché tu hai un'immunità di fatto. Sto morendo? No. Peccato. Nome. Rosa. Caterina. Quanti anni hai? 32. 33 e 34 ad ottobre. Cosa ti dicono più spesso? Beh, che la... ti faccio brutto quando rido. Non ho ancora capito perché. Che la mia risata è contagiosa e che sono una pazza sclerata. Ecco. Ciuta pure. La figuraccia più grande che hai fatto? La figuraccia più grande che ho fatto, avevo forse una decina d'anni, era un gruppo di amiche di quartiere. Andavo a comprare la frutta a un negozio e entro dalla finestra, vado dalla commessa e le faccio: una sera sono entrata dalla finestra perché la signora, super incazzata, si gira verso di me e mi fa: scostumata, io entro a casa tua e vengo dalla... io a casa tua entro dalla finestra, secondo te, se vengo a trovarmi? Tutti a ridere, sono corsa a casa, mi sono richiusa in mani per tre mesi. Io ne ho fatte talmente tante assurde che non me ne viene in mente nemmeno una. Diciamo che ogni volta che esco è una figuraccia. Cioè, te lo possono confermare tutti quanti. È inutile pure che sto qui a dirlo. Chi mi conosce lo sa. Che animale vorresti essere? Un bradipo. Lo sono già. Però almeno sarei anche da animale, vorrei essere un bradipo. Vorrei essere una tigre. Imitane il verso. Ma quale vuoi che mi dà il verso del bradipo? Vai! Già se lo so fare. Non ne ho idea. Non lo so. Qual è il tuo film preferito? 50 volte il primo bacio. Dirty Dancing. Piatto preferito? Lasagna con le cozze. Salmone affumicato. Scusami. Salmone marinato. Salmone marinato. Lo adoro. Non lo so nemmeno tu. Se fosse in tuo potere di risolvere un grande problema, uno e uno solo, che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta? Penso sulla povertà. Sarebbe scontato dire che si risolva tutta questa situazione del coronavirus, però il mio motto è vivere sani e sobri, quindi sceglierei di risolvere il problema delle dipendenze, che è un problema molto grave. Cosa ti rifaresti da chirurgo plastico? Ma io sinceramente nulla, però chiederei un favore per mia sorella, che ne ha veramente tanto bisogno. Mi rifarei il seno. E basta. Un lifting magari più là. Un pregio e un difetto di tua sorella? Un pregio, che è una bellissima persona. Veramente, chi la conosce lo sa. Il mondo lo sa. E invece un difetto, come ho già detto anche prima, è veramente pesante. È pesante. Veramente pesante. Oh. Un pregio, che è una ragazza molto forte e quando è il momento giusto sa distaccarsi. Un difetto, che è una moviola umana, dici si fa una cosa, la fa dopo 3 ore, alzati, si alza dopo 1 ora e mezza, prima scaravoglia tutto il cellulare, poi dopo 3 ore forse Dio vuole fa qualcosa, questo, se no non ho null'altro da lamentarmi, anzi in questa quarantena diciamo che abbiamo trovato dei piccoli accordi, ma comunque è una moviola. Imita tua sorella al mattino appena sveglia. Uff, già sono le 7. Che palle!
Mia sorella appena sveglia: ma che vuoi, non mi rompo, non mi scoccia! Uffa, ma non vedi che sto dormendo? Chi delle due fa più faccende domestiche? Oh, domanda di riserva? Beh, ora come ora veramente le facciamo entrambe. Però più lei, lo ammetto, io mi dedico più per la cucina e lavaggio piatti. Io? Chi vuoi che faccia più faccende domestiche? La cosa per cui si lamenta di più tua sorella? Il lavoro. Uffa, com'è lento questo computer oggi, non c'è linea, come faccio? Mamma mia, sto programma, oh mamma mia, oh! Uff. Così per 3-4 ore di seguito. Quindi vi lascio immaginare il mio limite. C'era il livello di sopportazione, ce l'ho fin qui. Di quando cucino, cioè io non posso mettere mani in cucina perché secondo lei quello che cucino io è tutto sbagliato, una critica per tutto. Pure se manca un chicco di pepe in una ricetta non va bene, va bene solo quello che fa lei. Perché il pepe è essenziale. Sì, il pepe è lungo. La prima cosa che fai quando tua sorella esce di casa? Yeah! Yeah! Finalmente è uscita! E invece quando esce di casa mi sento un po' libera, mi rilasso, capito? Non faccio niente di particolare, non mi infastidisce la sua presenza a casa, anche perché è molto silenziosa come persona quando vuole, quindi non mi infastidisce, non sono come lei. E alza anche il livello della musica, perché la musica è importante. Invece lei non vuole mai sentire musica, zero. No, io ascolto le mie canzoni preferite. Volume basso, perché poi ti rimane sempre mal di testa. Tua sorella russa? Russa, l'ho anche registrata parecchie volte, ho le prove, anche se lei dice il contrario, ma io ho le prove. Pure lei è russa, sì. Quali sono le caratteristiche che ti differenziano da tua sorella? Allora, io sono molto più forte rispetto a lei, sono molto più silenziosa. Questo è vero. Vai! Sono noiosa, evidentemente. Ma questo non lo so. Poi, sì, forse sono un po' più pigra. Forse l'ho dovuto anche per il lavoro che facevo. Io sono una tipa casinista, al contrario suo. Cioè, dove vado, vado. Urlo, rido, squarciagola, poi mi dicono che la mia risata è contagiosa e magari si avvicina qualcuno, si crea un gruppetto, si crea una risata qua, una risata là. Cioè, riesco a conoscere gente ovunque vado. Diciamo, non mi noto per altro, ma mi noto per il mio carattere. Mentre mia sorella, quando è insieme a me, e diciamo, siamo una coppia fenomenale. Qual è la cosa che tua sorella sa fare meglio? Ma non sa. Ma perché mi devo fare di parlare? Non ho capito. La domanda è stata fatta a me prima. Comunque, allora, non sa guidare. Meglio io. Ha detto qual è la cosa che sa fare meglio. Posso dire quello che faccio meglio io? Non ho capito. Devo rispondere io alla domanda. Non sa cucinare. No? Sì, sa ballare. Adesso sì, sa ballare meglio di me. No, comunque, la cosa che sa fare meglio è dare una mano agli altri, comunque. Questo lo ammetto. Io è cucinare ed avere tanta forza di resistenza, cosa che io sto sviluppando solo adesso. Una cosa che ammiri di tua sorella? Carattere. Sì, a volte vorrei essere come lei, invece di essere un po' più timida. La cosa che ammiro di mia sorella è che se dice stop è stop per qualsiasi cosa ed è la sua fermezza. Io non sono mai stata così. Secondo te tua sorella veste bene?
alle volte si veste tipo suore, alle volte si capisce che stile. Ancora mo non stile indefinito. Mia sorella si veste da santarellina, io ho uno stile tutto mio particolare, no? Imita tua sorella quando è arrabbiata. Mamma mia, oro, che palle, non devi fare così questa cosa, che lo fa. Quel poco che parla non si capisce niente. E niente, ti ho detto parla poco ma ti inchioda contro il muro, quindi devi stare molto attenta a lei. Passa più tempo in bagno. Beh, lei, consideriamo il fatto che forse siamo due persone in casa, abbiamo un consumo di carta igienica esuberante. Secondo me possiamo partecipare al Guinness World Record. Consumo eccessivo di carta igienica. Sì, io passo più tempo in bagno perché faccio spesso la pipì. Ultimamente anche un altro problemino che evito di dire per le persone che ci seguono. Che animale associeresti a tua sorella e perché? La fenice. Infatti sarei anche tatuata. Vediamo se si vede. Si vede poco, comunque sì. Perché comunque rappresenta la rinascita, lei comunque ha passato, diciamo, un bruttissimo periodo. E quello sì, l'animale che la rappresenta. Ha un cane, perché è fedele. Perché ogni volta che ha avuto bisogno c'è sempre stata. Cosa più bella che hai fatto con tua sorella? Un viaggio, sì. È stata forse, diciamo, che ultimamente, dato il mio lavoro, non stavamo molto spesso insieme. E quindi la cosa più bella che abbiamo fatto è stato un viaggio che siamo andati anche a Granada da nostra cugina, siamo stati a Milano. Sì, quella è stata l'esperienza più bella che ho fatto insieme a lei. Diciamo che ci siamo riscoperte un po' in quel periodo. Bella è che in questa quarantena, passando 24 ore su 24 insieme, sto scoprendo nuove cose che ancora non conoscevo. E questa per me, per quanto possa essere tragica come situazione, è anche un motivo di scoperta di alcuni suoi lati del carattere che io ancora non conoscevo, nonostante siamo sorelle da più di 30 anni. La figuraccia più grande che avete fatto insieme? Con il soccorso dell'ospedale. Eh sì, quando facevamo le superiori, sì, ci siamo picchiate. Siamo finite al pronto soccorso. Lei la sera prima, io il giorno dopo, anche il medico mi disse: ma scusa, ma non sei venuta ieri qui? No, quella era mia sorella. E quindi hanno scoperto che c'erano picchiate. Condivido la figura di merda perché a mia mamma non abbiamo fatto, non abbiamo detto niente. Poi l'ho scoperta da sola. Poi zia, che era con mia sorella a pronto soccorso, ha detto: porca miseria, come siete malata. Ma no, mamma, poi l'abbiamo detto realmente dopo molti anni, ma l'ha sempre saputo, ma non ci ha mai detto niente. Ma la cosa bella è che con me ci stava anche la professoressa, che in classe ha detto tutto quello che era successo al pronto soccorso, e me l'hanno detto di tutti i colori quel giorno. Io me la sono scappottata perché andavo a scuola a Potenza, quindi nessuno sapeva niente. Per 1 milione di euro cambieresti sorella? No, non la cambierei perché è perfetta anche con 1000 difetti. Sì. Non cambierei mai mia sorella perché lei è la mia forza e io sono la sua. Insieme siamo una forza, vero sorella? Unica. E ho detto la magica del pugno. Va boia. Non ci troviamo anche in questo, figurati. Saluta. Ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao a tutti, è stato un piacere. Non è uno dei classici video che magari vi aspettavate, però era un motivo per farci conoscere un pochino meglio e ne vedremo delle belle. Un esatto. Bacione a tutti e grazie per tutte le persone che ci seguono.
Vedi che la fotocamera è qui. Ah, sì. Ciao a tutti, siamo le sorelle Enrico, Sister Enrico, seguiteci sul nostro canale, Sì, su anche su YouTube, anche Sister sulla pagina. Enrico. Ma perché devi parlare, se mezzo parla di me? Non ho capito che devo Oh. dire, se canale YouTube o canale Instagram. Ma perché tu la... Parla tu! Senti, tu la tecnologia, te le due cose a parte, va bene? Parla tu, dove ci dobbiamo Comunque, seguire? seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram, mi raccomando, ti aspettiamo.